Si sarà capito dalle parole del presidente Grospiedo perché siamo contenti di lavorare con Intesa, non solo perché è la più grande banca italiana, ma perché c'è un filo comune, come quello che ci lega da tempo a Unioncamere, che con noi ha predisposto questo rapporto, con un approccio, diciamo, alla lettura dell'Italia che cercherò di spiegare abbastanza rapidamente. Ovviamente, diciamo, questo non significa che il mondo sta cambiando come diceva lei, Ilaria, ma questo non significa che non dobbiamo fare i conti con un mondo che vogliamo cambiare anche molto fortemente, subito. Oggi, peraltro, è la giornata mondiale, sul tema della desertificazione della siccità e, se posso dirvi, anche se non è una notizia, dell'ultima ora, a me ha colpito molto. Non emettiamo sentenze. La notizia che c'è una giovane ragazza che è morta, Luana, perché in un'azienda si è preferito favorire, diciamo, il profitto, abbassando le regole anziché rispettare le leggi, diciamo. E quindi è chiaro che questo è un nemico che abbiamo sempre davanti. Però questo rapporto è un rapporto che facciamo da vario tempo, quest'anno per la prima volta con Banca Intesa, che cerca di cogliere un punto che è molto importante, che peraltro è legato, lo diceva già il presidente Grosspietro, all'impostazione che l'Europa sta dando. Adesso l'Europa ha battuto un colpo, vogliamo mettere così, già prima della pandemia l'Europa aveva scommesso fortemente sul Green New Deal, no? Dopo la pandemia ha scommesso su tre terreni e l'Italia, lo ricordava il presidente, ha imponenti risorse dal Next Generation EU su tre terreni, che sono la coesione, la transizione verde e il digitale. Questo rapporto si occupa di coesione. Tu alludevi al fatto che noi siamo partiti anche ragionando a partire da una dichiarazione molto forte del Presidente del Consiglio Draghi, che ha detto che la coesione è un dovere morale. Ecco, noi in qualche maniera siamo d'accordo sul fatto che la coesione è un dovere morale, ma cerchiamo di vederla anche da un altro punto di vista. Come abbiamo fatto peraltro con il rapporto sulla green economy, cioè far capire che, la dico con una battuta giornalistica, forse non, perfino più banalizzante di una battuta giornalistica, che lavoriamo da tempo intorno a due terreni: uno, capire nell'Italia che c'è le radici del futuro, e poi capire se essere buoni conviene. E in realtà quello che abbiamo trovato, e lo troviamo anche quando analizziamo l'andamento delle imprese che hanno investito in green economy nel nostro paese o che investono in cultura nel nostro paese, lo troviamo con forza in questo rapporto, che le imprese che hanno, coesive significa questo poi, rapporti migliori con i lavoratori, con le comunità, con il territorio, con i subfornitori, con i corpi sociali, gli intermedi, vanno meglio, vanno tanto meglio. E sono tante, nel senso, poi i numeri in senso positivo li dirà Giuseppe Tripoli dopo, però sono il 37% delle imprese italiane, quindi una percentuale molto importante. Sono imprese che si è affacciato Pagnoncelli alla porta, annuncio Nunzio Vos Gaudium Magnum, abbiamo Pagnoncelli. No. Sono imprese che vanno molto meglio, e in particolar modo sono più propense a investire sulla green economy, sull'ambiente. Oggi, appunto, per esempio, a proposito della risorsa acqua, queste imprese investono nel risparmio energetico, nel risparmio di acqua, il doppio delle altre imprese, no? Investono di più in cultura, sono mediamente imprese che hanno un equilibrio di genere migliore e vanno meglio anche per questo, da questo punto di vista. Si delinea cioè un'Italia che giustamente noi anche nella citazione fa riferimento anche all'esperienza, alla storia di Adriano Olivetti, ma che in realtà ha un cuore molto più antico. Cioè c'è un'Italia che affonda le radici nel 200, nel 300, che ha sempre fatto del rapporto con le comunità e con i territori un
C'è una famosa frase di Cipolla che dice: dal Medioevo la missione dell'Italia è costruire all'ombra dei campanili cose belle che piacciono al mondo. Nel rapporto con le comunità e con i territori e con i lavoratori, un fattore competitivo. Cioè vanno meglio perché per produrre cose belle come deve fare l'Italia hai bisogno di lavoratori che hanno diritti e che sono integrati nelle cose da farsi, hai bisogno di comunità che rispondono a questa cosa. Adesso noi sentiremo poi l'esperienza di tre importanti imprese di tre settori strategici, le fonti rinnovabili, il legno arredo e la farmaceutica. Ma questa maniera di produrre, che poi ha nei distretti, di nuovo cito il presidente Grospietro, anche in qualche maniera un incubatore, perché gli altri paesi non riescono a fare i distretti come riesce a fare l'Italia? Forse perché questo software, diciamo, secolare, culturale, di relazioni, in Italia è migliore. Allora, noi che siamo tradizionalmente capaci di vedere i nostri mali senza affrontarli, ma incapaci di vedere i nostri punti di forza, dobbiamo un po' cambiare rotta appunto, per utilizzare la crisi per uscirne veramente più forti. C'è quella bella frase del Papa che dice: peggio di questa crisi c'è solo il dramma di sprecarla, no? E il manifesto di Assisi, che hanno firmato molti dei presenti, promosso dalla Fondazione Simbolo e dal Sacro Movimento, esordiva dicendo: affrontare con coraggio la crisi climatica e la pandemia, è necessario, ma è anche una grande occasione per rendere la nostra economia e la nostra società più a misura d'uomo e per questo più capaci di futuro. Allora, i numeri tanti che ci sono in questo rapporto, che fra poco tutti potranno, scaricare, ci dimostrano che abbiamo in Italia le ragioni per scommettere in questa direzione e che c'è anche un'opinione pubblica, appunto, uno dei cittadini disponibile ad andare in questa direzione. Lo diranno i dati che illustrerà anche Pagnoncelli. E aggiungo che questa è anche la chiave per rappacificare l'idea di impresa con i cittadini, permane nei cittadini una diffidenza nei confronti delle imprese. La grandissima parte dei cittadini pensano che le imprese perseguono soltanto i propri interessi, no? Ma al tempo stesso un'enorme aspettativa, perché più dell'80% dei cittadini capiscono che sfide rilevanti come quella della crisi climatica non si possono affrontare senza le imprese, senza una nuova idea di impresa. E questo significa cambiare in tutti i settori. Per noi è importante fare questo lavoro con una grande banca, perché anche la finanza deve cambiare. C'è una finanza che si orienta sempre più sulla sostenibilità, c'è la finanza d'impatto e anche lì bisognerà fare delle scelte. Adesso io parlo veramente da relativo ignorante in materia. Posso confessare la mia assoluta antipatia per i bitcoin e per le criptovalute? Cioè, si parla tanto di una finanza che deve essere più in relazione con l'economia locale e poi nasce un fenomeno che non ha controlli, che non ha responsabilità e che è opaco e che quindi può riciclare ca capitali che vengono da qualsiasi parte, che incentiva a un atteggiamento speculativo e non, diciamo, a mettere mano alle cose, agli oggetti, ai territori, all'innovazione, come nella tradizione migliore delle imprese italiane. E in più aggiungo, consuma un mare di energia, perché per tenere in piedi oggi tutta la catena delle criptovalute si consuma tanta energia quando ne consuma l'Argentina. Non mi pare questo il mondo che vogliamo costruire, e il mondo che sta cambiando deve anche tenere sotto controllo questo tipo di processi. Termino dicendo una cosa: questo richiede anche veramente un spirito che è stato più volte richiamato di azione comune da parte del Paese. Di chiamata a raccolta delle migliori energie sociali, culturali, intellettuali, delle imprese, anche di valore, no? E di partecipare a un'avventura comune. C'è una bella frase di Chesterton che dice: la vita è la più bella delle avventure, ma solo l'avventuriero lo scopre, no? Ecco, il mondo che sta cambiando ha bisogno anche di un'Italia avventuriera, che però sa che ci si muove senza lasciare indietro nessuno, senza lasciare solo nessuno, che si va avanti se ci si muove insieme.